ogni abbonato sportasse altri due ospiti, saremmo 33.000 persone, quindi già questo. In più io credo che qualcun altro verrà, perché se la squadra gioca con questo spirito, con questa voglia e soprattutto con quel pubblico che tutti quanti ci aspettiamo, sarà uno spettacolo che è poi l'obiettivo di questa società, l'obiettivo che dovrebbe essere quello di tutti quanti quelli che vogliono bene al calcio. Presidente, finalmente stiamo vedendo anche noi il miglior Cristian Galano, poi che avete anche trattenuto e voluto mantenere qui a Bari. Ma io sono contento per lui, oggi gliel'ho anche detto, perché sono certo che lui ha delle potenzialità, ma Galano, ma vedete come anche oggi anche Bellomo, anche Donati, cioè sono giocatori che secondo me possono in questo campionato dire la loro molto bene, secondo me non solo in questo campionato, anche in campionati superiori, quindi sono giocatori che fanno parte di un patrimonio di questa società che noi teniamo a curare e a valorizzare al meglio. È chiaro che per noi Galano è un patrimonio importante, ma soprattutto perché anche per lui stesso, perché poi acquisisce quella convinzione. Oggi mi dispiace perché dovevamo chiudere la partita, lui ha avuto una bella possibilità, ma sì, ha fatto per tutta i 95 minuti su e giù per il campo, non solo in una fase d'attacco, ma anche nel coprire. Lui e Pago sono contento perché ho visto lo spirito, e penso che voi l'abbiate potuto vedere anche dagli schermi, lo spirito di una squadra che non vuole lasciare nulla in campo e metterci il massimo, nonostante martedì ci sia un'altra partita importante. Vabbè, Presidente, eravamo partiti da 16, ne mancano 14. Sì, infatti ne mancano 14. No, lei aveva detto saranno che 14 battaglie. Bravo, lei ha detto comincia un nuovo campionato con 16 partite, abbiamo iniziato, due sono andate, andiamo avanti. Fari spenti e andiamo avanti allora, va bene così? Andiamo avanti, andiamo a vedere quello che ci aspetta martedì. Ripeto, una partita difficilissima, cioè, per loro sarà partita della vita, ma per noi è altrettanto partita della vita. Bene, e con questi tifosi penso che potranno i giocatori dire la loro. Assolutamente, Presidente, la ringraziamo, ci vediamo martedì, Va bene. Io ci provo volete. Sempre. Grazie mille al Presidente Gianluca Paparesta, buon rientro. Bene, allora, tornando un po' indietro nel tempo, Cristian, abbiamo visto in panchina Novellino, insomma, dare indicazioni ai suoi del Modena, però il nostro Salvatore ha conosciuto ha marcato vero. Mister Novellino un po' di era tempo fa. Era rognosissimo come giocatore, non mi fa parlare, era la sua fine carriera, era stata già una carriera molto molto importante, era uno veramente difficile da marcare, ma volevo dire una cosa al Presidente, no, una randellata, sì, sempre quella se la verità. Detto questo, stavo dicendo che giustamente il Presidente ha detto che il modulo non è importante, l'atteggiamento, e non volevo rovinare la gioia di questa telefonata, però è troppo evidente, ripeto, io quando tocco il modulo adesso mi divento, sono suscettibile, però adesso la palla è riatterrata. Sì, è tornata. Forse il modulo sull'erba. È anche la conseguenza dell'atteggiamento. Sì, perché noi usavamo troppe palle lunghe che erano veramente tagliavano fuori tutte le nostre qualità. Sì. Se tu fai il lancio e tagli fuori Donati, Bellomo, Galano e la palla, cioè li tagli tutti fuori questi qua che Boateng adesso che abbiamo conosciuto, e invece non gliela dai nei piedi e li metti in condizione di dimostrare quelle che possono fare. Ci limitiamo da soli. È un modulo che conoscono bene i calciatori. Sì, ma bravo, se tu c'hai Bellomo lo devi usare con la palla al piede, se c'è Galano lo devi usare con la palla al piede, se c'hai Boateng lo devi usare e con la palla al piede e sugli spazi se lo lanci. Ma c'è più gioco a terra, in dubbio. Insomma, abbiamo un'altra telefonata, pronto, buon pomeriggio. Salve, buonasera, saluto Cristian e il signor Bastella. Buonasera. Volevo innanzitutto fare i complimenti a questo Bari perché è un tridente d'attacco così bello da vedere, l'hai giocato diciamo molto bene oggi. Volevo sapere, ma secondo voi Boateng diciamo può essere il nuovo Camatà? Ecco. Prima l'hanno costruito a Barreto, ora Camatà. Ma io con tutto il rispetto di tutti quelli, in primis di Camatà e di tutti quelli che ne sono ancora in qualche modo legati affettivamente dalle gesta di Camatà, io Boateng lo vedo un po' più tecnico, nel senso che
Camatà, se lo toglievi da vicino alla riga, infatti, si perdeva un po'. Molto più intelligente anche dal punto di vista tattico. Invece Boateng in queste due partite ho visto che si può cambiare di fascia, taglia in mezzo, se riesce a dialogare più di una volta, cioè riesce a fare 2-1-2 di fila. Camatà era straordinario, a palla al piede partiva. Spesso entrava gli ultimi 20-25 minuti per distruggere le difese avversarie. Io credo che lui, questo giocatore Boateng, è più potenzialmente molto più forte e più completo di Camatà. Più calciatore, sì. Insomma, è Boateng, d'accordo. Non lo paragoniamo. Poi la notizia che ha dato il presidente sembra quasi una notiziola di poco conto, ma questo è tutto di proprietà del Bari, e se va avanti così, sì, un fior di capitale del giocatore. Era un investimento. Di 2 anni al Bari, poi però sempre sotto l'orbita del Milan, però ci atteniamo a quelle Del questo è un signor giocatore, tra l'altro giovanissimo, che potrebbe esplodere e fare le fortune del Bari, perché no? Cristian, sarai al San Nicola martedì sera? Certo, con il presidente, perché ormai ce l'ha promesso. Ce l'ho promesso, lo prego sempre. No, ovviamente facciamo tutti gli scongiuri del caso, sì. È giusto essere felici, contenti, perché certo. Carità, sono il primo. Però non commettiamo l'errore di sottovalutare il Catania, l'ho detto apposta al presidente, no, quella domanda, perché il Catania potenzialmente c'ha fior di giocatori. Sì. Rosina, Calaiò, Maniero, poi lo stesso comunque Sciaudone, in porta comunque di Gillet, che con tutti gli strali che possono mandare, però sono giocatori che tecnicamente nella Serie B per la categoria sono quasi un lusso. Quindi che Catania ti aspetti, Cristian? Questo è da vedere, perché purtroppo hanno perso anche oggi, quindi bisognerà capire anche come assorbiranno psicologicamente questa nuova sconfitta. Sì, quindi magari, diceva anche prima Salvatore, sarà importante partire subito forte, far capire chi comanda. Però soprattutto, io torno a dire, a me preoccupa un po' questa mancanza di Contini e Rinaudo in mezzo. Però perché purtroppo avevamo trovato finalmente... È una cosa che non si può... Sempre così alla fine a noi, Però io sono fiducioso. Sì, però... Dobbiamo affrontarlo senza paura, senza timore, consapevole delle nostre possibilità, sfruttare quelle che sono le difficoltà del Catania e capire che il Catania ha preso da chiunque. Poi se ha 28 punti è ultimo in classifica, un motivo dopo, ci sarà dopo comunque. Un girone e mezzo dopo girone qualcosa vuol dire che c'ha delle sicuramente delle pecche psicologiche, perché tecniche non me la sento di dire che ce n'ha, perché ripeto, presi ad uno i giocatori del Catania sono tutti di tutto rispetto, però evidentemente non funziona qualcosa, anzi più di qualcosa, e non vorrei assolutamente che si aggiustasse martedì, anzi dobbiamo essere cinici come lo sport impone, cioè bisogna fare un sol boccone se ci riusciamo. Beh, anche perché mi viene da pensare, no? Boateng con il Lanciano ha fatto bene, l'abbiamo conosciuto di più rispetto alle altre partite, ma per una defezione all'ultimo di De Luca, quindi a noi poi non portano poi così tanto male. No, infatti insomma... ha sfruttato l'occasione. No, ora... guarda che Barbara stava cercando di dirti che di non preoccuparti troppo delle defezioni dei due centrali. Vabbè, no. Grazie Salvatore. Prego, per la traduzione simultanea. Vabbè, mi voglio fidare comunque delle esperienze di Salvatore, quindi dai, andiamo fiduciosi. Quindi. Insomma, dobbiamo soltanto augurarci che... Magari ci sorprenderà, dai. Sì, secondo me sì. Allora, abbiamo un'altra telefonata in linea, pronto? Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, sempre complimenti per la trasmissione, sempre molti, molti commenti tecnici, molto validi. Non ci perdiamo in chiacchiere, insomma. Allora, grazie ai tifosi che sono andati quello che vedo è uno spirito di sacrificio, come ha detto anche Papa Resta, e poi vedo che finalmente tecnicamente abbiamo un po' elevato il livello, perché tra Galano e Bellomo che si intendono molto bene, Boateng che va sulla fascia e c'ha veramente insomma, tecnica da vendere, e poi non dimentichiamo che ci abbiamo Romissi e Sabelli che anche giocano discretamente la palla, quindi sono d'accordo senz'altro con Guastella, senza dimenticare Donati, Donati ovviamente, se giochiamo con la palla a terra credo che qualche soddisfazione ce la possiamo prendere. E poi devo dire una cosa, non dimentichiamo che questa squadra è assemblata bene da molto poco, per cui ci sta tutto quello che è stato di negativo prima, e secondo me questa squadra a questo punto può solo crescere.
Bene, grazie per il suo intervento. Beh, un po' riassunto quello che insomma abbiamo detto noi durante la puntata. Noi siamo in chiusura. Salvatore, noi ci rivediamo martedì sera, subito dopo domani. Già che siamo scendiamo subito qui in campo anche noi. Invece noi ci vediamo dallo Stadio San Nicola. Grazie a entrambe per avermi accompagnato anche oggi. Io ringrazio anche la regia di Telebari, ringrazio Alessandra Di Lalla e Michele Acquaviva. Non ci resta che augurarvi buona serata e buon weekend.